Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io mi chiamo Francesco e oggi vi mostrerò come effettuare il setup del basso elettrico in piena autonomia. Partiamo subito da una premessa. Quando acquistiamo un basso elettrico è buona prassi portarlo dal liutaio. Questo perché lui è l'unico professionista in grado di stabilire se sul nostro strumento ci sono dei difetti o meno. Detto questo, ogni bassista dovrebbe essere in grado di eseguire sul proprio strumento il setup. Quest'ultima non è un'operazione complicata né tantomeno irreversibile, basta conoscere quelle che sono le principali operazioni da eseguire e in questo video io ve le mostrerò passo passo. Nel nostro caso io andrò a fare il setup su questo Precision American Professional 2. Rifaccio il setup, prima cosa perché sto cambiando marca di corda e tipologia di materiale, quindi questo sicuramente andrà a influire sul mio setup, e poi perché effettivamente voglio portare lo strumento ad avere un'action più bassa che mi permetta di suonare con più facilità nella parte bassa della tastiera. Come prima cosa effettuerò il cambio delle corde, ma questo non ve lo mostrerò, semmai vi lascio in descrizione un video che ho fatto tempo fa. E allora, ora che il cambio corde è stato fatto, praticamente andiamo a vedere tutto quello che ci occorre per poter fare il setup. Sicuramente ci servirà una chiave per la regolazione del truss rod, poi ci serviranno anche le chiavi per fare la regolazione delle sellette sia in orizzontale che in verticale. E poi un accordatore. Do per scontato che una volta che avete fatto la rimozione delle corde avete dato una pulita allo strumento. Se non sapete come si fa, vi lascio un video in descrizione in cui vi faccio vedere passo passo come si effettua la manutenzione sul basso elettrico. Adesso cominciamo a entrare nello specifico. Prima cosa da verificare è praticamente il manico. Questo deve avere una leggera curvatura, non deve essere dritto né tantomeno convesso. Come si fa questa operazione per verificare la bontà del manico? Allora andiamo sulla corda del Mi, premiamo al primo tasto e all'ultimo tasto. All'altezza del centro tastiera noi dobbiamo avere un piccolo movimento della corda e potete fare in questo modo. Allora, se la corda si muove leggermente, allora significa che il manico ha un buon raggio di curvatura. Ovviamente parliamo di millimetri, questi non devono essere più di 2 mm, altrimenti risulterebbe un'action troppo alta e quindi avreste difficoltà nel suonare lo strumento. Nel momento in cui abbiamo verificato la condizione del manico, dobbiamo decidere come agire sul truss rod. Dobbiamo allentare oppure stringere a seconda della posizione. Allora, se il manico risulta troppo concavo, allora noi dobbiamo praticamente andare ad avvitare il truss rod. Se invece il manico risulta troppo dritto, dobbiamo andare a svitare il truss rod. A seconda del modello di basso, il truss rod si trova o nella parte inferiore del manico o nella parte superiore. Nel mio caso specifico il manico risulta essere troppo concavo, quindi andrò ad agire sul truss rod avvitando leggermente. Ovviamente bisogna muoversi a piccoli passi perché il manico non si muove proprio istantaneamente, quindi facciamo un piccolo movimento e andiamo a verificare se il manico ha cambiato posizione o meno. Prima di eseguire movimenti del truss rod, allentate leggermente le corde, questo per evitare di avere troppa tensione e quindi di fare danno. Quindi prendete la chiave specifica, inseritela per bene nell'alloggio del truss rod e procedete con avvitare se volete che il manico diventi più dritto, svitare se volete che il manico diventi più concavo. Ok, ho fatto già un piccolo movimento, questo di qua credo che possa essere sufficiente. Andiamo a riaccordare lo strumento e andiamo a verificare. Allora, una volta che abbiamo agito sul truss rod, adesso bisogna accordare il basso per verificare nuovamente se il manico si è mosso oppure meno. Ricordatevi che il basso, nel momento in cui lo andate ad accordare, deve essere in posizione verticale, quindi in questo modo. Ok? Questo per evitare praticamente la forza di attrazione dei pick-up che potrebbero falsare quelle che sono le nostre regolazioni. Quindi accendiamo l'accordatore e andiamo ad accordare lo strumento.
facciamo un'accordatura in linea di massima quasi perfetta. E a questo punto andiamo a riverificare se il manico ha la giusta posizione. Quindi premiamo l'ultimo tasto e il primo tasto e andiamo a verificare. Ok, ho recuperato un millimetro, credo, circa d'occhio. Quindi già per me questo può essere sufficiente per la mia regolazione. A questo punto passiamo alla seconda operazione da fare. Nel momento in cui già il manico abbiamo visto che è stato sistemato, adesso bisogna agire sulle sellette del ponte. Queste possiamo regolarle o dritte oppure seguendo il radius della tastiera. In entrambi i casi poco cambia. L'importante è che nel momento in cui le andiamo a mettere dritte, se eseguiamo un movimento sulla prima selletta, dobbiamo eseguire lo stesso movimento sulle sellette a seguire. Ok, adesso procediamo con l'eseguire la regolazione dell'altezza delle sellette. Queste andranno a determinare quella che è l'action definitiva. Come vi dicevo poc'anzi, io ho la necessità di avere un'action più bassa che mi permetta di suonare meglio nella parte bassa della tastiera. Quindi io andrò a regolare le mie sellette seguendo all'incirca il radius della tastiera, però li abbasserò leggermente per cercare di ottenere una regolazione migliore per me. Tutto quello che ci occorre per fare tale regolazione sono semplicemente le chiavi a brucola che troviamo in dotazione con il basso. Se non le avete, potete acquistarle tranquillamente in qualsiasi ferramenta. Ovviamente, come farò a eseguire la regolazione del radius? Questa è un'operazione che io farò ad occhio, perché i righelli millimetrati sono per i professionisti, noi non siamo professionisti. Ricordatevi sempre questa cosa, noi non ci andiamo a sostituire al liutaio, ma andiamo a fare una regolazione di massima che ci permetta di suonare al meglio. Quindi, partendo dalla prima selletta, io andrò ad abbassare di un paio di millimetri tutte le sellette. In questo modo. Abbasso la prima. Come vedete, io sto eseguendo praticamente, sto abbassando le sellette seguendo gli stessi giri in tutte le brucole. Questa operazione mi permetterà di avere un'action più bassa. Ok, perfetto. Ok, mi sembra. Ricordatevi che ogni volta che andate ad agire sulle sellette, poi bisogna accordare lo strumento per verificare se tutto va bene. Una volta che abbiamo abbassato le sellette, adesso dobbiamo andare a verificare se nel basso si verifica quel famoso fenomeno di frittura. Quindi, come si fa questa operazione? Mettiamo il basso in verticale e proviamo a suonarlo. Dobbiamo verificare che all'altezza tra il quinto e il settimo tasto non ci siano fritture miste. Perfetto, mi sembra più che ottimale la regolazione. Possiamo provare anche a suonare le corde a vuoto con energia per vedere il movimento che fanno. Ok, come potete notare, non vanno a colpire i tasti, quindi questa può essere già una regolazione più che ottimale. Quindi a questo punto andiamo ad accordare il basso e poi andiamo a verificare quella che è l'intonazione. Quindi a questo punto, una volta regolato il manico, una volta regolate le sellette, andiamo ad accordare praticamente lo strumento e andiamo a verificare l'intonazione delle ottave. Quindi mettiamo lo strumento in questa posizione, accendiamo l'accordatore e lo andiamo ad accordare. Mi raccomando, questa stavolta deve essere un'accordatura più che precisa, altrimenti andiamo a falsare quelle che sono le nostre regolazioni. Perfetto. Mi sembra più che ottimo.
Allora, a questo punto l'intonazione delle ottave come si esegue? Andiamo a premere al dodicesimo tasto e dobbiamo avere la stessa nota che abbiamo quando la corda è a vuoto. Quindi andiamo sulla prima corda, andiamo a premere e possiamo andare a verificare direttamente sull'accordatore la posizione. Se questa nota è crescente, noi dobbiamo praticamente portare la selletta verso il ponte. Se la nota invece è decrescente, dobbiamo portare la selletta verso il manico. Nel mio caso specifico, la corda del Mi ha bisogno di essere portata verso il ponte, quindi prendiamo la nostra chiave di regolazione e andiamo a fare un paio di giri fino a ottenere il risultato. Quindi facciamo mezzo giro, andiamo a riaccordare, perché questa è l'operazione che si fa, e andiamo a riverificare. Perfetto, un altro po', un altro mezzo giro. Andiamo ad accordare a vuoto. Perfetto, bisogna tirare un altro po'. Ok. Questa è un'operazione che richiede un po' di pazienza, però il risultato sarà sicuramente ottimo nel momento in cui finiremo. Ok, ancora leggermente crescente, quindi tiriamo un altro po'. Andiamo a riaccordare sempre a vuoto prima. Ok, direi che è più accettabile. Passiamo all'altra corda. Accordiamo la corda del La e andiamo a provare la sua ottava. Questa risulta praticamente perfetta. Guardate qui. È perfettamente al centro. Quindi con questa non faccio praticamente nessuna operazione. Andiamo sulla seconda. Ok, questa bisogna allentarla leggermente, quindi portiamo la selletta verso il manico. Andiamo a riaccordare a vuoto. E andiamo a riprovare. Ok, bisogna portarla un altro po' verso il manico. Riaccordiamo sempre a vuoto. E andiamo a riverificare. Perfetta. Possiamo procedere con l'ultima corda. Accordiamo sempre a vuoto. E poi andiamo a verificare l'ottava. Anche questa è decrescente, quindi bisogna portare la selletta verso il manico. Andiamo a riaccordare a vuoto. Perfetta, ragazzi. È perfettamente al centro. Quindi mi stupisco anch'io. Ok, facciamo un breve riepilogo di tutte le operazioni che abbiamo eseguito. Prima operazione, abbiamo verificato la bontà del manico. Ricordatevi, questo deve essere leggermente concavo. Quindi se il manico che avete voi è dritto, dovete praticamente svitare il task rod, quindi in senso antiorario. Se invece il manico è troppo concavo, dovete avvitare, quindi girare il task rod in senso orario. Seconda operazione, abbiamo eseguito la regolazione delle sellette, quindi l'altezza delle sellette per stabilire quella che è l'action.
Terza regolazione, l'intonazione delle ottave. Quindi significa che abbiamo portato le sellette o verso il ponte o verso il manico a secondo della nota che ci misurava l'accordatore. Infine, un'ultima regolazione che andrebbe fatta è quella del pickup. Ricordatevi semplicemente che tra il magnete e la corda ci deve essere circa mezzo centimetro, ma questa di qua è una regolazione che si può fare anche ad orecchio. Io andrò a suonare adesso lo strumento e verificherò la potenza che mi dà in uscita. Quindi se sento un suono troppo potente andrò ad abbassare il pickup, se lo sento debole lo andrò ad alzare leggermente. Quindi queste sono tutte le operazioni che vanno fatte per eseguire un setup corretto dello strumento. Ci tenevo a dire che io non mi sostituisco assolutamente al liutaio, infatti porto sempre i miei strumenti dal liutaio per farli controllare, ma ogni volta che faccio un cambio delle corde o devo fare qualche regolazione, io viaggio in autonomia senza alcun problema. Ok ragazzi, a questo punto il nostro video finisce qui, spero che vi sia stato utile. Se avete qualcosa da chiedermi scrivetemi pure nei commenti. Se volete sostenere la mia attività su YouTube iscrivetevi pure al canale e se il video vi è piaciuto mettete pure un like. A presto!